Oggi, 7 ottobre 2024, mentre il Medio Oriente è in fiamme, dilaniato da una sanguinosa guerra, ricorre il primo anniversario del violento attacco contro Israele degli insorgenti pro-palestinesi di Hamas, che un anno fa hanno commesso immani atrocità, catturando circa 250 ostaggi, di cui 100 rimangono ancora in cattività. E oggi sono i loro familiari che, con gli occhi in lacrime, ricordano il funesto evento. Piangono anche per il fallimento di ottenerne il rilascio per le vie diplomatiche, perché intanto la guerra iniziata da Israele contro Hamas nel territorio del Gaza si espanse contro tutti gli altri insorgenti pro-palestinesi, quali gli Hezbollah nel Libano e gli Houthi nello Yemen, coinvolgendo l'Iran che li protegge e che ora è in guerra aperta contro Israele. Dopo aver subito un attacco di missili balistici iraniani, Israele si prepara ora a rispondere a dovere con un contrattacco che potrebbe avere conseguenze disastrose per tutto il Medio Oriente ed oltre.